si unisce anche il buongiorno. È naturale, Vittorio, è naturale. È Io lo dico in inglese perché mia figlia vuole che parli inglese. Good morning. Non importa, inglese, sempre quello. Rincorsa o ripartenza, questo era stato il dubbio che noi avevamo la settimana scorsa. Cioè era stata la nostra vittoria col Martina, costituiva la fine quasi di una rincorsa e l'inizio di una ripartenza, oppure punto interrogativo. Ma vi dirò di più, c'è un'altra cosa che mi ha interessato non molto. Voi ricordate che questi 3, 1, 2, 3 sono forse tra i primi, non per carità vantare primogeniture, che hanno insistito sul fatto ci vuole il filotto, al di là di tutte le cose che si possono dire, sì, le partite bisogna vincere tutte qua là, però noi abbiamo detto ci vuole il filotto e abbiamo insistito su questo filotto. Sapete qual è la novità? Che questo, detto da 3 come noi che non capiscono nulla di calcio, perché ovviamente sono dei grandi incompetenti, trova riscontro in tutti i mass media specializzati, dove si sta dicendo già da più della settimana se è necessario che il Lecce faccia il filone. Se... Ma guarda che scoperta, Vittorio. Avevamo anticipato i tempi. Guarda le scoperte, e passo a te la parola. Ma Mario, questo filotto come lo vogliamo fare noi, lo vogliono fare pure il Benevento, il Foggia, la Casertana, eccetera, eccetera. Quindi sì, ci sarebbe voluto questo filotto. Purtroppo non siamo stati capaci a superare l'ostacolo Catania, cioè abbiamo pareggiato, un punto guadagnato, due persi, la solita storia di tutti questi pareggi. Ma questa non vuole essere, no, attenzione, precisiamo pure, sì, forse non riusciamo a spiegarsi bene o non ci vogliono capire. Noi non diciamo, per carità di Dio, che il Lecce ha giocato Catania, male, perché il Lecce ha giocato bene, il Lecce ha fatto una buona partita, fare, una buona partita. Però noi stiamo dicendo un'altra cosa, cioè qua ci mettiamo in testa che o si fa il filotto oppure diventa sempre difficile. Lo so Mario, però il filotto non è nemmeno una cosa semplice da fare. Noi vediamo come il Foggia, per esempio, una squadra forte, forse la più forte delle 5 che stanno in testa, non riesce a fare questo filotto. E nelle ultime 4 partite pareggia in casa 4 pareggi. Due pareggi, 4 pareggi in casa. Le ultime 4 partite. Il filotto, vittoria, è necessario. Ecco, perché se noi partiamo da quando è arrivato il nostro tecnico Braglia, che distava 5 punti dalla Casertana. Sì. Cioè diciamo dal primo in classifica, 5 punti. Sono passate 14 partite. Esatto. Dopo 14 partite i punti sono 3, perché non è la Casertana, d'accordo, ma si è infilato un altro. Cioè questo è il punto. Il filotto ti serve per arrivare primo. Per arrivare primo, lo so, Mario, non è semplice, non è semplice. Noi cercheremo di farlo, speriamo, cominciando proprio da Foggia, dalla partita con Foggia, partita difficilissima, partita quasi decisiva, o meglio decisiva. Se dovesse andarci male sarebbe decisivo, perché noi ce ne metteremmo a 5 punti, poi con la classifica pulsa sarebbero 6, sì, quindi sì, il campionato sarebbe finito per il Lecce. Speriamo e auguriamoci con tutto il cuore che questo non accada, che il Lecce vinca la partita, la vinca come in qualsiasi modo, non ci interessa più il bel gioco, perché adesso parlare di bel gioco, molti guardano e dicono ma se c'è bel gioco c'è pure il risultato, questo è anche vero, però lasciamo stare il bel gioco, adesso ci interessano i risultati. E noi nelle ultime partite col Foggia abbiamo vinto al 94esimo sul rigore e all'89esimo le ultime due partite che abbiamo vinto, quindi le abbiamo vinte all'ultimo minuto. Speriamo che questa volta succeda la stessa cosa. Allora io voglio dire due cose che credo siano importanti, facendo poi riferimento a quello che hai detto te e quello che ha detto Vittorio. Il Lecce perde tutti i treni che gli vengono messi a disposizione, anche domenica abbiamo perso un altro treno. Perché di quel filotto che parlavi te, secondo me, sarebbe necessario che questa squadra, perché senza quello primi in classifica non si va. Ora io dico, domenica abbiamo una chance, no? Abbiamo un Foggia che se battuto, te lo metti dietro, ce lo metteresti dietro. Aggiungo di più. Noi domenica passata, di 4 squadre che lottano con noi per raggiungere il primato, 3 hanno pareggiato in casa, esatto, e una, l'unica, il Benevento, ha vinto. Ma ora domenica il Benevento gioca fuori, esatto, e noi giochiamo in casa. Allora se il Benevento, il trend continua di questo tipo,
il Benevento fuori casa pareggerà, noi vinciamo con il Foggia, ci troviamo a un punto dal primo posto in classifica. Tanto che il Cosenza e la Casertana oggi veramente sono in un clima assolutamente diciamo, non riescono a esprimersi in maniera adeguata. Allora io, secondo me, se domenica battiamo il Foggia, noi ci mettiamo a lottare alla pari e forse con il Benevento, che però dovremo affrontare a Benevento, la penultima di campionato. Ecco, il dramma, però io dico questo, noi bisogna in tutti i modi cercare di vincere almeno 3 partite a fila, ragazzi. Facciamolo, almeno non più il pilota, facciamo le 3. Il pilota sì, era di 6-7, sì, poi ma se è abbassata allora, 6 perché? Vincere 3 di 6. Se è abbassata perché tutte le altre sono come noi e la nostra qualità migliore, che è la qualità tecnica, riesce a compensare quella che è una carenza purtroppo spaventosa, che è la carenza caratteriale. Noi non abbiamo gente, scusatemi l'espressione, con quelli che si chiamano coglioni. Ma insomma, è mai possibile che questa gente non si renda conto che loro devono dare il meglio di sé, che devono prepararsi in maniera totale, che devono dare in campo una forza? Niente, questi arrivano lì, siccome sanno giocare abbastanza benino, e questa è la verità, tanto noi ce la facciamo, non è così. Senza mettere di sotto quelli che si chiamano. Cioè, noi sul piano, diciamo, forse ecco, la squadra deve avere in tutti i suoi componenti, perché obiettivamente questa, sì, sì, la maggior parte di questi danno l'anima. Ma ci mancherebbe altro! Però c'è ancora qualcuno, si ha almeno questa impressione, che non è che giochi, secondo questo, giochicchia, nel senso fa valere di più le sue qualità tecniche rispetto alle qualità caratteriali, che in questo particolare che diano l'anima la danno tutti, ma non sono così determinati e aggressivi per dare agli altri la sensazione che io ti schiaccio, sono una squadra schiaccia sassi. Ovviamente c'è da riconoscere, il Lecce ha trovato un'identità e da un paio di partite che insomma si vede questa squadra compatta, è messa bene in campo, ognuno tiene la posizione eccetera. Però c'è da dire che a questo fa riscontro anche il fatto che, guarda, che anche le altre squadre certe volte fanno allo stesso modo, sì, si ripropongono. Sì. Io per esempio, vedendo la partita di Catania, non è che sia tanto d'accordo, ma non per spirito polemico, con chi ha scritto che siamo stati sfortunati. È vero, la traversa io la considero una sfortuna nel calcio, la traversa e il palo, perché basta a niente, potrebbe essere qui al 50%, ma il rigore sbagliato fa parte del gioco del calcio, ci mancherebbe, però non è sfortuna, il rigore che tu mandi fuori è un errore tuo, basta, punto. Però non hai da dire è sfortuna, sfortuna è che cosa? Tu dovevi centrare almeno la porta. Quello che dici è vero. Poi c'è una seconda cosa, non dimentichiamoci, cioè io non me lo voglio dimenticare perché su questo insisto, a Catania, Perucchini e l'altro portiere del Catania sono stati i due migliori in campo. In due occasioni è stato fantastico. Significa che hanno fatto una bella partita sia il Catania che il Lecce, dove i portieri si sono esaltati. Quindi non c'è stato un predominio assoluto di una squadra nei riguardi dell'altra. È vero, Vittorio? È vero, è così, è così. Niente, il Lecce adesso dopo la partita col Foggia, Mario, restano 11 partite. Possiamo dire che comincia la folata finale. Volata finale, sono partite, le 11 ultime partite, quasi tutte abbordabili, tranne due ostacoli grossi che teniamo. Dobbiamo andare sulla carta. Cosenza, dobbiamo andare a Cosenza e dobbiamo andare a Benevento, alla penultima giornata. Le altre partite ma invece con queste presunte grandi non è che giochi. Si comporta meglio perché la lasciano giocare. Perché? Però ecco, a Benevento ci basterebbe il pareggio, non lo so se ci basterebbe il pareggio. Perché bisogna vedere com'è il Benevento in quel momento. In quel momento. E allora è inutile, il campionato sarà avvincente, entusiasmante, queste 5 squadre lotteranno fino all'ultima giornata per conquistare il primo posto, perché anche il Cosenza, che tiene un punto sotto di noi, con una vittoria arrivare a 41 punti. E, insomma, sì, è bello che è questo, che noi siamo in una posizione nella quale
Indubbiamente, si può andare avanti, ma si può... domenica potevamo essere fuori dai playoff. Noi possiamo vincere il campionato perché abbiamo tutte le carte in regola, sì, per poter essere al primo posto. Ma non dimentichiamoci che a un punto da noi c'è il Cosenza che è fuori dai playoff. Sì, no, ma non può. Quindi, no, domenica passata si è avuto quella che si chiama, quella che si chiama una grande fortuna. Perché noi. Bastava che vincesse il Cosenza, il Benevento, il tutto e quattro, la Casertana. No, ma noi voglio dire, ma in casa, con squadre minori, il Matera, per esempio, perde 2-0, e poi devo fare 2-2. Essendo cinque squadre che lotteranno per questo benedetto primo posto e per i playoff, i quali a noi non ci interessano i playoff, noi ora arriviamo primi o speriamo di arrivare al decimo posto, perché mai sia dovessimo arrivare a un punto o due punti. Allora dovremmo riguardare tutti quei pareggi, quei tanti pareggi fatti fuori casa, che tutti hanno considerato punti guadagnati, ma per me non sono, forse non sono stati punti guadagnati. Lo dirò alla fine del campionato poi, se sono stati punti guadagnati o punti persi. Oh, comunque, comincia la volata finale dopo Foggia, non c'è niente da fare. Noi dobbiamo cercare in tutti i modi di fare quanti più punti possibile, li possiamo fare, tranne i due ostacoli fortissimi, grossissimi, che sono quelli di Cosenza e di Benevento, e poi vedremo un po' cosa succederà. Questo Benevento sembra col vento in poppa volare, perché sembra la squadra più tosta in questo momento. Il Foggia è la squadra che gioca bene, però in casa incespicano poco, quattro pareggi di fila, sono un segnale, però dice si riscatta fuori casa. Vabbè, speriamo che non si riscatti fuori casa. Speriamo, speriamo che non si riscatti. La partita si presenta chiaramente difficile, quella col Foggia, la dovremmo giocare non con i piedi ma con la testa. Soprattutto con la testa, i giocatori dovranno essere in grado di giocarla con la testa, no? Io credo sì. Braghi ha qualche problema, adesso Dumbiago sta febbre, non sappiamo se si riprende, Dumbiago è un elemento importante. Vabbè, noi però non mettiamo in mezzo i giocatori assenti, la febbre, perché il Lecce ha un organico che può permettersi di poter alternare. Ma aggiungo di più, dipende, no Mario, no, è un ruolo come quello di Dumbia sulla fascia, dove porta il pallone e lo crossa come si deve, e non ne teniamo tanto. Dumbia non è che abbia fatto tutte le partite, talvolta è stato Dumbia, hai ragione, ma sta attraversando un buon momento. Quando dici che Dumbia è un buon giocatore, però Dumbia ha percentuali nel tiro, nei cross, che sono percentuali non da buon giocatore. Cioè non è uno specialista, corre bene, supera bene l'uomo, poi arriva a fondo, tira in porta e la butta 9 volte su 10 alla bandierina del calcio d'angolo. Crossa, lo fa o corto, lo fa lungo, lo fa dietro, insomma non è un giocatore preciso, pur essendo un giocatore affidabile, sia chiaro. No, ma io voglio dire una cosa. Siamo seri, Mauro, non possiamo dire, ci manca tempo, ci manca proprio. Quello che è gravissimo, e ripeto, e riguarda proprio noi, la nostra struttura e societaria e di squadra, è il fatto che secondo me ancora non si è compreso quante possibilità ci sono state date e quante possibilità ci saranno ancora. Le squadre avversarie, cominciando dal Benevento, ci daranno ancora tutte queste possibilità. Io ragazzi mi stupisco onestamente, non riesco, ma sono tutte come noi, c'è un campionato equilibrato. Ma come sempre, ragazzi, ma se è un campionato così equilibrato come dimostrano i numeri, è equilibrato così in basso che le altre squadre dei gironi del nord e del centro hanno qualcosa come 8-9 punti della prima nostra. Senti, capito? Mauro, io su questo sono d'accordo, il discorso è equilibrato, cioè, ma a me viene rabbia quando parlo di questo equilibrio, perché... Se tutti avessimo detto fin dall'inizio che i nostri giocatori sono giocatori di buon livello, però equilibrati in un campionato come il nostro, io sarei d'accordo. Ma siccome dalla sera alla mattina leggi Tizio è un lusso per la Serie C, questa squadra farebbe i risultati in Serie B tranquillamente, acchiappi un altro giocatore, questo nel suo ruolo è fenomenale, questa... Poi senti la maggior parte o quasi tutti i tecnici, almeno non lo so se lo fanno per aggraziarsi non so chi e che cosa, il Lecce assolutamente, ma perché diciamo questo? Perché questo va anche bene se ho dato momento chi recepisce il messaggio
è una persona che comincia a pensare, dice vabbè, ma non lo voglio dimostrare, che sono, ma quando si tratta pure di giovani di 20 anni, 22, 23, penso che tendino ad esaltarsi un pochino eccessivamente rispetto al loro valore reale. Per cui noi ci troviamo poi che quello fa la giocata di fino che non serve, quello si distrae quando non deve distrarsi, è vero. Questo pericolo c'è, questo pericolo c'è. Comunque auguriamoci che adesso le cose cambino. E parlaci pure del Foggia, ma che ci ha fatto gli auguri. Del Foggia, Mario, il Lecce ospita il Foggia in campionato, ripeto, in campionato per la 24esima volta. Perché ci sono due altre partite non di campionato, uno spareggio giocato nel giugno del 1929 per la promozione in Serie B che poi ottenemmo, e una partita di Coppa Italia dell'ottobre del 2013, due anni fa, quando vincemmo 1-0 con un gol di Peretta, e quindi due vittorie fuori campionato. Passiamo alle 23 di campionato. Nelle 23 di campionato il Lecce ha vinto 18 volte. Ottimo. Ha vinto ma adesso ci sarà una curiosità ancora più grossa. Ha vinto 18 volte, ha pareggiato 5 volte, 3 per 0 a 0, no, 3 pareggi, 3 per 0 a 0 e 1 per 2 a 2 e 2 sconfitte, 1 per 2 a 1, 1 per 2 a 0, famosissima quella del 1993 quando dopo 5 minuti Toffoli fu incaricato di battere il rigore che lo battì goffamente e Mancini lo parò con molta facilità. E quindi quel 2-0, l'unica partita giocata in Serie A con il Foggia, non ne abbiamo giocate altre. Ne abbiamo giocate 6 in Serie B, 13 in Serie C, 2 in quarta serie, 1 in prima serie interregionale. Abbiamo segnato, ecco qua il dato incredibile, 53 gol. Qualcuno dirà come è possibile 53 gol, quasi 2 gol a partita. 53 gol e ne abbiamo subiti soltanto 13, meno di un mezzo gol a partita. È un trend assolutamente positivo. Molti si chiederanno com'è possibile 53 gol. Sì, 53 gol perché goleate. Nel 1941 vincemmo 7-1 in Serie C, nel 1945-46 in Serie C vincemmo 6-0. L'anno dopo in Serie B, perché vincemmo il campionato, andammo in Serie B, incontrammo il Foggia in Serie B e vincemmo nuovamente 6-0. Dopo 3 anni, nel 1950, vincemmo per 8-0. Quindi in 4 partite abbiamo segnato 27 gol, il 50% dei gol l'abbiamo segnato in 4 partite. Quindi sulla carta non ci sarebbero, non ci sarebbero motivi di pensare, ma sono dati statistici, sono numeri che servono a ben poco per la partita di sabato. Sabato sarà una partita molto calda, molto tosta, una partita difficile, diciamo sempre, le partite sono sempre difficili. Questa è veramente partita difficile. La proposizione tecnica ce la deve fare Mauro, cioè il Lecce secondo te come dovrebbe giocare? Ma il Lecce in casa, nelle ultime veramente 5-6 partite, ha sempre mostrato un aspetto caratteriale importante, ripeto, in casa, cioè quello che non riesce a fare fuori casa. Ma l'ha vinte tutte con Braga. L'ha vinte, ma non solo, l'ha vinta anche in recupero, un solo gol, anche in rimonta. Cioè, è stata una squadra che ha giocato come si deve giocare, proponendosi di essere seria. Io quando dico i nostri giocatori allora devono essere... Allora il Spinotto potrebbe farlo, questo. Ma sì, ma non riesce a... Fuori in casa va tutto bene. Fuori casa bisogna dire le cose, proprio perché la verità è lampante. Questi ragazzi non si esprimono al livello che si esprimono in casa. Cioè, sembra quasi che quando vanno fuori casa abbiano il timore di qualcosa. È una cosa stupida, perché nel calcio non è che gli spettatori entrano in campo e vengono a picchiare. Cioè, il terreno di gioco, più o meno, per carità, questo nostro è un terreno... Però, qualunque sia il terreno, sei sempre 11 contro 11 e tu non riesci a fare le cose. E questo è il drammatico. Detto questo, quando tu hai detto all'inizio che c'è la necessità assoluta di arrivare primi, quello concordo anch'io. E ancora, adesso c'è la possibilità, aggiungo pure un'altra cosa. Io sono certo che se domenica vinciamo, noi ci troviamo in una situazione importante e ci troveremo in una situazione di recupero anche se non vinciamo. Senti che arrivo a dire io. Perché anche se non vinciamo, il trend di tutti ci porterà, sempre se fuori casa riusciremo con quel campionato che abbiamo, che è un campionato in discesa, affrontiamo squadre che sono nettamente inferiori a noi in queste 11 dopo la partita di domenica, allora io dico,
vogliamo iniziare a essere seri. Per favore, fatelo, se non lo volete per voi, fatelo per la città, fatelo per la società, fatelo per la vostra famiglia. Insomma, ragazzi, se voi giocate, il campionato è alla nostra portata, è veramente il nostro. Benissimo. Allora, precisiamo che non è domenica, è sabato. È sabato alle 17:30. Sì, noi siamo abituati. No, no, ma noi siamo fermi alla domenica. Sì, siamo, no. Facciamo parte di un calcio obsoleto. Sì, sì, noi sì. Cioè, noi siamo alle 2:30 del pomeriggio. No, sì. Oggi quando si faceva... E inizia il campionato, poi aggiustiamo l'orologio, sì, subito, sì, ti ricordi? In tutta Italia, dalla Serie A alla terza categoria si giocava tutte le quindi era l'ora legale e l'inizio, sì, alla, sì, battuta del pallone. Sembrava un unico fischio in tutta Italia. Amici, che dobbiamo dire? Speriamo che inizi il filotto, visto che anche gli altri ormai devono obbligatoriamente andare a e auguriamoci il Forza Lecce. Forza Lecce come sempre. E Forza Lecce come sempre. Oh,